Io sono sicura che Stefano Meneghetti, che si occupa di qualità e sostenibilità a Serena Wines 1881, saprà fare uno speech frizzante alle bollicine, proprio come il loro prosecco, perché poi dobbiamo fare i saluti iniziali. Io ti dico, sono le 12:12, mi devi lasciar fare anche i saluti finali. Nel frattempo che lui si carica le slide, io vi ricordo che tutta questa mattinata è stata registrata e quindi sarà visibile sul canale YouTube di Carta Carbone. Okay. Quindi, bando alle ciance, veniamo subito a noi. In realtà, un minuto lasciatemelo per ringraziare il team di Carta Carbone per l'invito, a me personalmente, ma soprattutto l'azienda Serena Wines 1881. Voi siete del Cerletti, giusto? Quindi parliamo la stessa lingua, parliamo di vino oggi. Allora, Serena Wines è un'azienda di vinicola di Conegliano, quindi siamo nel cuore della regione del Prosecco, e nasce su un sito di circa 38.000 metri quadri. Il nostro lavoro è quello di acquistare il vino dalle cantine sociali, fare le lavorazioni intermedie, quindi la chiarifica, filtrazioni, frizzantature, spumatizzazioni, stabilizzazioni, potrei andare avanti, ma voi siete molto più bravi di me in questo, per poi arrivare all'imbottigliamento finale. L'azienda è a carattere familiare, ad oggi è arrivata la sua quinta generazione, la famiglia Serena, oggi c'è anche qui Luca Serena in rappresentanza, quindi c'è il grande capo. E, è un'azienda familiare, quindi il tema della tradizione oggi tornerà in questi miei 10 minuti a questo punto che mi sono rimasti, no? L'azienda, la missione, si propone di essere ambasciatori del Made in Italy enologico nel mondo. Allora, 140 anni di storia sono sì sinonimo di tradizione, come ho appena detto, però anche probabilmente di sapersi innovare e cambiare con i tempi che cambiano. Innovazione intesa non solo dal punto di vista tecnologico, voi anche qui sapete meglio di me la tecnologia applicata all'enologia che Passi Avanti ha fatto negli ultimi anni, però anche cambiamento e innovazione nei confronti delle persone. Le persone, beh, chi mi ha preceduto mi ha illuminato anche me in un sacco di nozioni, e le persone per noi sono intese come i consumatori che cambiano i loro gusti, le loro abitudini, ma anche e soprattutto i collaboratori, quelli che vengono chiamati appunto stakeholder. I collaboratori sono coloro i quali lavorano con e per Serena Wines. Quindi anche il personale. Le aziende sono fatte appunto di persone, prima di tutto. E quindi parto a descrivervi molto velocemente l'azienda parlando appunto dei numeri del personale. Siamo quasi 90 dipendenti. La percentuale è ancora abbastanza sbilanciata dal punto di vista maschile, perché in produzione, lo sapete bene, le attività sono ancora parecchio a carattere fisico, servono un certo tipo di forza fisica. L'azienda però è un'azienda giovane, infatti oltre il 70% del personale è sotto i 50 anni. Ma soprattutto potete vedere che i contratti sono quasi tutti a tempo indeterminato. La filosofia della famiglia Serena è quella che chi entra in azienda entra per rimanere e crescere all'interno dell'azienda. Un po' di numeri molto veloci: noi ogni anno lavoriamo quasi 400.000 ettolitri di vino. Voi siete professori, lo dico a chi invece non è del settore: 400.000 ettolitri di vino sono, è come riempire e svuotare per 16 volte in un anno una piscina olimpionica. Quindi è una bella mole. Che cosa ci facciamo con tutto questo vino? Beh, produciamo più di 35 milioni di bottiglie in vari formati. L'azienda nasce soprattutto come il core business iniziale era
la vendita del vino in fusto, dove noi siamo leader nel mercato italiano, facciamo più di 560.000 fusti all'anno. Quindi il fusto è sinonimo di spina, sinonimo di, del vino che bevete al bar, al ristorante, nelle mense. E dove va il vino? Tutto sto vino dove va? Me lo chiedo anch'io ancora a volte quando lo vedo che passa per i tubi, le cisterne. Ma dove va tutto sto vino? Beh, il vino va per metà in Italia, per metà va all'estero. Addirittura una percentuale di quello che va in Italia, cioè i clienti che noi abbiamo sono italiani, una parte poi a loro volta lo vende all'estero. Quindi in realtà la bottiglia finale per la maggior parte è sbilanciata all'estero, cioè viene consumata all'estero. Quando mi hanno detto che sei stato qui oggi con voi, beh, intanto il panico, perché è la prima volta che mi capita di spiegare, di solito sono sempre dall'altra parte della scrivania, no? E volevo portare la mia esperienza, sono 7 anni che lavoro in azienda, la mia esperienza in Serena, però senza farvi solo la lista della spesa delle cose che facciamo, no? Allora ho provato a fare questo piccolo esercizio che però ho visto anche oggi i miei predecessori hanno fatto, no? Allora, una cosa molto semplice, quindi sono andato a ricostruire anche con il contributo dei colleghi che sono molto più anziani di me alcune tappe della sostenibilità in azienda. Allora partiamo, ho trovato la prima traccia nel 1996, quindi come ho detto prima forse in tempi in cui il termine sostenibilità almeno io non lo conoscevo. Nel 1996 l'azienda ha fatto per la prima volta un accordo di secondo livello con il personale per riconoscere il lavoro a fine anno, il lavoro svolto durante l'anno, cioè un grazie economico alle persone che hanno svolto un lavoro, che hanno permesso il raggiungimento dell'obiettivo di business dell'azienda. La seconda traccia l'ho trovata nel 2003. La famiglia Serena ha deciso, una volta arrivati nel sito nuovo, quello dei 38.000 metri quadri che vi ho detto prima, di dare il pranzo gratuito a tutti. Altra cosa che oggi, 2023, non è proprio così scontata, anzi. Poi andiamo avanti negli anni, qui sono arrivato anch'io, io sono arrivato nel 2006 e quindi l'azienda poi voleva andare all'estero, come ve l'ho appena detto, e quindi nel 2013 abbiamo abbracciato i primi standard volontari relativi alla qualità del prodotto, alla sicurezza igienico-sanitaria del prodotto, per garantire uno standard sempre più alto a chi? Ai consumatori. E poi arriviamo al 2019 dove ci siamo messi un po' attorno a un tavolo, abbiamo detto ma perché non mettiamo un po' nero su bianco questa nostra tendenza a essere comunque sostenibili? E ovviamente i fautori di questa sostenibilità prima di tutti sono stati la proprietà, la famiglia Serena. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto beh, cominciamo un percorso formativo. Cioè la formazione all'interno dell'azienda, ci siamo fatti affiancare da un'associazione di categoria, la più importante in Italia, e, per un percorso formativo, formazione che tutti i livelli dell'azienda. Quindi da... Cambio gomme al volo, come Verstappen. E quindi abbiamo svolto della formazione a tutti i livelli, dalla direzione fino al personale della produzione. Per arrivare a che cosa? Per arrivare, dottor Galardi prima diceva, ha mostrato di 1000 marchi, marchietti di certificazioni, no? Noi abbiamo la fortuna che nel comparto vitivinicolo ce n'è già uno di estremamente rodato, riconosciuto, anche fuori dai confini nazionali, cosa non da poco. E quindi mettere nero su bianco queste nuove nostre buone prassi che tutti i giorni ci accompagnano e quindi certificarci con il marchio Equalitas. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto un approccio graduale. Io poi per carattere sono uno che non sono capace di correre o fare grandi salti pindalici, cose pazzesche, devo fare un passettino alla volta. E quindi abbiamo fatto principalmente due step. Il primo è quello di aver blindato, passatemi questo termine un po' così, e quelle che sono le buone prassi socio-economiche e quelle di bottigliamento in cantina, ok? E per poi il prossimo anno
fare gli indicatori ambientali. Prima hanno parlato di carbon, water footprint, noi la faremo l'anno prossimo. Quindi questo nostro percorso, che in un certo senso è appena partito, perché vi ho detto che è da 2 anni che abbiamo cominciato, dal 2019, però in altri termini in realtà è partito da molto più tempo. Quindi faremo gli indicatori ambientali e comunque manterremo quello che è il concetto del miglioramento continuo. Se parliamo di miglioramento continuo, parliamo degli obiettivi di cui hanno parlato tutti questa mattina, quindi io li salto e vado. Questo è l'elenco della spesa, l'avete visto, gli obiettivi dell'agenda 2030 vengono calati all'interno delle mura dell'azienda su delle cose un po' più concrete. Proprio perché non voglio fare la lista della spesa, guardiamo le cose più tangibili, quelle che possiamo toccare un pochino con mano, no? Quindi le condivido oggi con voi. Allora, per aumentare il grado di circolarità dell'azienda, anche qui il professore stamattina ha fatto una mini lezione molto interessante, ci facciamo un po' portatori di questa cultura. E quindi abbiamo deciso di utilizzare dei materiali all'interno della produzione che provengano dal mondo dell'economia circolare. Quindi abbiamo deciso di vestire la nostra linea più prestigiosa con un'etichetta prodotta dagli scarti delle cave di marmo, quindi con la polvere, quello del professore, con la polvere dei carbonati, è stato usato come filler per la produzione delle etichette. Quindi una carta che viene dal mondo dell'economia circolare, è riciclabile e soddisfa le nostre esigenze, quindi il meglio del meglio. Altra cosa che facciamo, abbiamo abbracciato la certificazione RefCycle, da un progetto dove anche qui noi le bobine che contengono le singole etichette che prevanno su ogni bottiglia, tenete presente che noi di queste etichette oggi in casa ne abbiamo tipo 70 milioni, per dire, giusto per fare un po', ok? E lo scarto, che sono, come vedete, quello della foto 3, quindi quello che risulta dalle lavorazioni, vengono accantonati, vengono separati, e anche qui è stato reso possibile, tramite la formazione di cui vi ho parlato prima, sensibilizzare le persone perché cambino dei piccoli comportamenti per poter rendere possibile cose importanti. Quindi quelle bobine lì, abbiamo un fornitore che poi li ritira, e cosa fa? Genera a sua volta altra carta per le etichette. Quindi anche in questo caso siamo promotori della circolarità. Poi abbiamo aumentato il nostro monitoraggio dei consumi, dell'energia, tutte queste cose, ma io voglio calcare oggi solo con voi in questi ultimi minuti un'unica parola, cioè formazione, condividere informazioni. Cioè, vi ho portato qualche piccolo numero per dire che con della semplice formazione, quindi quasi a costo zero, senza fare investimenti pazzeschi, biennio di riferimento 2021-2022, a fronte di un aumento dell'8%, per esempio, del vino lavorato, abbiamo risparmiato il 5% dei prodotti enologici, solo per aver rivisto le singole ricette, passatemi il termine, dei vini. Oppure, a fronte di un aumento del 20% delle bottiglie prodotte, abbiamo ridotto l'1% dell'energia elettrica. Abbiamo ridotto il 6% del consumo di acqua, 5.000 metri cubi, sono 2 piscine olimpioniche, visto che è l'unità di misura della piscina olimpionica, e il 35% dei rifiuti prodotti in peso, in termini di tonnellate. Qui inciso tanto le bottiglie. Okay? Questo solo, voglio sottolinearlo, con delle buone prassi. L'azienda è vicina da sempre al mondo delle sponsorizzazioni sportive, quindi allo sport, a iniziative sociali, soprattutto del territorio, Conegliano, Vittorio Veneto, e quindi con la pallavolo, il tennis, eccetera, eccetera. E
anche qui vi rubo gli ultimi due minuti, al mondo della ricerca scientifica. Un minuto al mondo della ricerca scientifica. Nel 2018 l'azienda ha partecipato a un progetto di ricerca scientifica in partner con, come partner di Ca' Foscari, il Dipartimento di Scienze dei Materiali, e per un progetto che utilizzava lo scarto del vino, quindi la feccia del vino, la risulta delle filtrazioni, eccetera, eccetera, per produrre dei pannelli fotovoltaici, delle celle fotovoltaiche. Okay? Questo solo per dire che un atteggiamento di lungimiranza di un'azienda ha dato ad oggi, per esempio, la possibilità alle persone che hanno fatto la ricerca e lavorato in questa ricerca a dare vita a uno spin-off universitario riguardo il prof, perché sappiamo di cosa si parla, no? Quindi il loro impegno, l'impegno dell'azienda ha dato la possibilità ad altri di far nascere una piccola micro impresa, okay? Quindi non sempre il business è proprio il fine ultimo, però ci sono anche dei casi in cui in realtà è solo questione di... Ok? Io vi ringrazio. Ultimo, un augurio a tutti voi. Siccome il dottor Galardi prima ha detto che abbiamo bisogno di persone che si occupano di sostenibilità, io mi accodo a lui all'interno delle aziende, e soprattutto abbiamo bisogno di persone che alzino l'asticella in termini di sostenibilità. Ah beh, e chi beve anche. Grazie mille, grazie, scusate.